i motivi della protesta, che cosa vi spinge ad essere in piazza? Ci spinge ad essere in piazza la necessità che ravvisiamo, come noi la ravvisano molti lavoratori e cittadini della Toscana, di continuare a combattere per modificare radicalmente la legge 84-2015. La legge 84-2015 ha prodotto effetti devastanti in Toscana, ha aumentato gli apparati, ha ridotto i servizi, le liste di attesa non sono diminuite, il personale viene spremuto, quindi c'è una necessità complessiva sia per il versante che riguarda i cittadini, sia per quanto riguarda il personale, di cambiare radicalmente. Nello specifico, situazioni sono speculari un po' in tutte le aziende, si ricorre al lavoro interinale invece di attingere alle graduatorie concorsuali di selezione. Il lavoro interinale costa il 21% in più, non si riesce a far prorogare i contratti e gli incarichi a tempo determinato, nonostante che il decreto Madia lo preveda, perché il decreto Madia prevede fra l'altro anche la stabilizzazione dei precari. Siamo convinti che nella Toscana ci siano le risorse necessarie, se utilizzate meglio, per poter rendere servizi più alti, di più alto livello ai cittadini. Al contrario, invece, purtroppo assistiamo a sprechi di risorse. Ci sono, esempio nella Nord-Ovest, sprechi sul versante della sterilizzazione, delle manutenzioni, e noi riteniamo che questi siano elementi sufficienti per poter anche chiedere le dimissioni di un direttore generale, perché ci sono direttori generali in questa Toscana che a vita hanno governato e nessuno gli ha mai chiesto conto dei risultati che hanno prodotto. Noi crediamo che ci siano anche elementi in sé di poter anche aprire forse delle inchieste su come vengono utilizzati i soldi dei cittadini, perché è vergognoso spendere soldi per apparto, nel caso della Nord-Ovest, per la sterilizzazione di ferri chirurgici, quando ci sono finanziamenti dal 2014 per acquistare una sterilizzatrice. Chiederete incontro con l'assessore, con alcuni consiglieri regionali? Oggi abbiamo un incontro, già prenotato una sala, con i consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, con tutti quelli che vorranno confrontarsi con noi. Abbiamo inviato i nostri documenti, vedremo. Se poi c'è l'occasione di parlare anche con l'assessore Saccardi, lo faremo ben volentieri, ma è sempre più lontano l'assessore Saccardi dalle ragioni del sindacato, soprattutto da quel sindacato come il nostro, che ha un pensiero critico, che non è un sindacato di regime, lo voglio sottolineare.